attenzione! No! Non lo vedi che c'è scritto vietato l'accesso? Potrebbe essere pericoloso! Ma cosa stai dicendo? La miniera è abbandonata da anni! Appunto, potremmo perderci! Ah, impossibile! Senti, io entro. Se vuoi venire con me, bene. Se non rimani qui, da solo. Aspettami! E noi faremo come la Cina, suoneremo il campanello, innalzeremo Padre Martello e grideremo Laudato. E questo cos'è? Bolesi! Guarda Nunzia, non l'avevo preso io, l'aveva lui! Ti ladri! Non siamo ladri, signora! Hai sentito, Pina? Mi ha chiamato signora! E certo! Perché noi siamo delle signore! Bene! Che cosa ne facciamo? Ma i capelli di questo ragazzo non ti ricordano per caso qualcuno? Non fatele male a mio fratello! Zitto, nano! Aspetta, aspetta! Sì, sì, sì! Come che si chiamava quello? Marriccio! No! Malandato! No! Malandrino! Ma no, a che fare con i capelli, quindi? Malpelo! Sì! C'era una volta un ragazzo che aveva più o meno la tua età, che lavorava in questa miniera. Ma i ragazzi non lavorano! I ragazzi non lavorano adesso! Ma un tempo lavoravano, sì. E lavoravano duro! Che cosa credete? Che andassero a scuola. O che se ne andassero in giro. Oh. Adesso ci sono le leggi fatte apposta per voi. Già, e purtroppo lo Stato punisce chi non rispetta queste leggi. E queste leggi noi le conosciamo perfettamente. Già, tutti i bambini e le bambine devono andare a scuola. Questi non vi servono più. Via. Tutti i bambini e le bambine non devono svolgere lavori pesanti e pericolosi per la loro salute. Quella, portatela di là. Forza, avanti, veloci. Ma è pesante. Appunto. Oh. Lo chiamavano Malpelo. E anche sua madre lo chiamava così. E si era dimenticata il suo vero nome. Malpelo era un vero monellaccio. Ed era anche un brutto ceffo. Torvo, ringhioso, selvatico, scorbutico. E andava in giro sporco. Nero come la pece. Questo è per il pane. Questo è per il vino. Questo è per mia madre. Questo è per la sposa di mia sorella. E questo è per mio padre. E tu? Che cosa vuoi da me? Che cos'hai da guardare, pulcino? Perché qui c'è una sola regola. Tu devi essere più forte. E devi picchiare tu. Se no sarà il mondo a picchiare te. Lasciami lavorare. Fai fare a me. Io sono più forte. Io ci sono abituato. E certo. Sei abituato a tutto tu, no? Sei abituato agli schiaffi. Sì, sei abituato ad essere preso a calci, alle cinghiate, a essere preso in giro da tutti. Rosso Malpelo, schizzo veleno, mangia pagnotte, schiatta stanotte. Questa è per il buio. Questo è per scavare. E questo e se mi perdo. Perché non ho mandato proprio a te? Tanto nessuno mi piangerà. Mi sa che ti hanno fregato. Mi sa anche a me. Sono morta a 14 anni. Mia madre l'aveva riposta dove si conservano le cose più care. Cucita all'interno della mia giacca, la mia bella pagella.
con i voti in arabo e in francese. Sono morta nel Mediterraneo. Sono morta a 14 anni. Il mio numero di medaglia era il 276. Avevo sempre le stesse scarpe e i piedi neri. Sono morto per il fuoco e per il fumo della miniera alle 8:25 dell'8 agosto 1956. Sono morta a 13 anni. Avevo 10 anni quando mio padre mi ha venduta. Dovevo lavorare nei campi e riempire grandi ceste. Il sole mi bruciava la pelle. Sono morta di sete. Sono morta per un bicchiere d'acqua. E insieme a tanti altri, morti come in guerra, alla fine anche Malpelo fu inghiottito alla terra. E ancora i minatori, quando girano in quei posti, temono il fantasma dai capelli rossi.